Ciao a tutti e bentornati a Viaggi in Tasca, il podcast che ti porta in giro per il mondo in 120 secondi. Io sono Alex e in questa puntata ti porterò in Puglia, a Gallipoli, la meta perfetta se sei alla ricerca di mare, svago e divertimento. Pronti? Partiamo! Famosissima per le sue spiagge e per la movida notturna, Gallipoli è anche una città molto antica che colpisce per il suo caratteristico centro storico, patrimonio mondiale UNESCO. La città è divisa in due. La parte antica si trova su un'isola raccolta e piena di stradine, che si collega alla parte nuova grazie a un bellissimo ponte in muratura, dove si trovano tutti i negozi e i principali servizi. Iniziamo il nostro tour con una visita al castello di Gallipoli, nella parte antica della città. Un posto molto suggestivo, circondato quasi interamente dal mare, e al suo interno ci sono grandi sale con volte a botte e a crociera. A fianco al ponte c'è la fontana greca, la più antica d'Italia. Risale addirittura al III secolo a.C. ed è sicuramente una tappa obbligatoria del giro turistico. Meta perfetta anche per chi ama il mare e le bellissime spiagge. Con un litorale di circa 20 km è l'ideale per chi vuole rilassarsi. La spiaggia cittadina che si trova proprio di fronte all'isola è il seno della Purità. Un paio di chilometri a sud c'è la splendida Baia Verde, che deve il suo nome alle acque color smeraldo. E proseguendo ancora si raggiunge Punta della Suina, un vero e proprio angolo di paradiso. La sera i lidi si trasformano in discoteche e lounge bar e animano il lungomare e la zona di Baia Verde. Nel centro storico invece si trovano tantissimi ristorantini tipici dove assaggiare la cucina del posto. 3, 2, 1. 120 secondi sono volati. Tutti i dettagli li trovi sul blog del sito www.gbviaggi.it, nella nostra guida smart. E se non vuoi perdere tutti i posti da visitare, seguici su Spotify e sulle altre piattaforme. Un saluto e alla prossima puntata!